uno dei sentimenti dell'animo umano e della pietà cristiana è la memoria, il rispetto, l'onore verso i fratelli defunti. Insieme alla solidarietà fraterna e a un dolore condiviso con i familiari che ne piangono la morte. E quanto stiamo provando e vivendo in questa celebrazione. I resti mortali del nostro fratello Francesco sono stati pietosamente composti in questa bara. E tutti noi esprimiamo nella memoria della sua giovane vita drammaticamente spezzata, la nostra pietà, il nostro dolore, accompagnati da chi ha il dono della fede, da una affettuosa preghiera di suffragio. Tutta la comunità di Assolo è idealmente anche fisicamente riunita oggi attorno a questo suo figlio. Attorno a questo nostro fratello vi è sgomenta la sua famiglia di adozione, l'arma dei carabinieri, che piange la perdita di un fratello, di un amico, di un collega. Attorno a lui e ai familiari vi è la Chiesa di questo paese, la Chiesa dei paesi vicini, la Chiesa diocesana, nella persona dell'Arcivescovo che ieri ha benedetto la salma in ospedale e che oggi, impossibilitato ad essere presente a questo rito, mi ha pregato di rappresentarlo e di rinnovare ai familiari e all'arma dei carabinieri le sue sentite condoglianze. Soprattutto c'è una giovane signora, signora Roberta. Vi sono due anziani genitori, signor Gervasio e Gesilia, che piangono il loro unico figlio. E con profonda commozione avvertiamo anche un'altra presenza nascosta. Una piccola creatura, piccolissima creatura, che fra qualche mese verrà alla luce, ma che non avrà la gioia di conoscere il suo papà, se non dai sofferti racconti della mamma e da qualche foto di giorni che per lui saranno lontani. Cari fratelli e sorelle, cara signora, cari genitori, cari carabinieri, in queste occasioni la nostra lingua non trova parole per esprimere la piena dei sentimenti. Parole umane che rischiano di essere inadeguate o addirittura inutili e vane. Rimettiamoci per quanto possiamo alla parola che non viene dagli uomini, che viene da Dio. Rimettiamoci al senso del rito che stiamo celebrando. In fondo cosa stiamo facendo? Stiamo celebrando la messa, cioè stiamo celebrando l'offerta a Dio di un sacrificio, anzi del più alto e del più nobile sacrificio. Sacrificio dello stesso Figlio di Dio, Gesù, l'uomo Dio immolato sull'altura del Golgota, giusto per gli ingiusti, per purificare il cuore degli uomini e riconciliare l'umanità ferita e frantumata dall'orgoglio e dall'egoismo, riconciliarla con Dio stesso e riconciliarla con i fratelli. Questo sacrificio di Cristo lo ripresentiamo al Padre in tutte le messe.
Oggi lo ripresentiamo come offerta a lui gradito in suffragio del nostro fratello Francesco. Anzi, offriamo a Dio anche il sacrificio della sua giovane vita, unendo questo sacrificio al sacrificio di Cristo. Dice San Paolo che tutti noi siamo chiamati in qualche modo a completare e portare a pienezza nelle nostre membra il sacrificio di Cristo. Lui capo, noi le membra. Il sacrificio dei martiri della fede, il sacrificio di tanti innocenti e giusti, il sacrificio dei malati e di quanti soffrono per le cattiverie umane a causa delle violenze, delle guerre, di ingiustizie dalle quali non ci si riesce a difendere, tutto può essere offerto a Dio, tutto può contribuire a elevare, purificare e salvare l'umanità intera. Oggi, o Signore, insieme al sacrificio di Cristo presentiamo anche il sacrificio di Francesco. Come un buon samaritano dei nostri tempi, si era chinato in una delle nostre strade per prestare soccorso e versare idealmente il conforto del suo vino e del suo olio su un fratello vittima di incidente, ma per una tragica circostanza ha dato tutta la sua vita. Signore, accetta questa offerta e trasformala in benedizione per lui stesso, in benedizione e in conforto per la sposa e per il figlio nascituro. E a conforto di quanti lo hanno stimato e amato, e anche a nostro conforto. E per alimentare la nostra speranza ricordiamo che Dio ci ha creato non per alimentare il regno dei morti, ma per averci per sempre con sé al termine del nostro pellegrinaggio terreno. Io, dice Gesù, sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me non morrà in eterno. E in un'altra occasione dice: sono venuto perché gli uomini abbiano la vita e l'abbiano in pienezza. È questa luce di vita eterna che dà senso e valore alle nostre azioni e ai nostri sacrifici. È questa luce che oggi rende meno amara e ricca di speranza l'immatura e tragica morte di Francesco. Signore, ravviva in tutti noi la fede nella vita che continua anche oltre il tempo e lo spazio. E in questo momento di sgomento, di angoscia, forse anche di rabbia, non ci venga meno la fiducia nella tua paternità universale. E mentre affidiamo alla tua misericordia l'anima del nostro fratello Francesco, chiedendo che sia posto tra i giusti e che abbiamo guardato nei cieli, che possa guardare e pregare per le persone care, per i colleghi che ha lasciato, soprattutto che accompagni con la fede e la preghiera quanti ha amato sulla terra. Anche per il figlio che sta per nascere, al quale sta lasciando in eredità non beni materiali, ma l'esempio di una vita sacrificata per gli altri, dell'adempimento del suo dovere, da umile e fedele servitore di Stato. Concedi anche a tutti noi un apprezzamento sempre più grande per il dono inestimabile della vita, per essere nelle normali quotidiane attività educatori al rispetto e alla pregare, per essere a posto in una cultura della vita e di una sempre maggiore condivisione con tutti quelli che hanno bisogno di
di un gesto di amore fraterno. Amen.